Can you hear me now? Quartiere Sestri Ponente, Genova. Si dice a volte che le cose siano difficili da migliorare. Si scuote la testa pensando che lì proprio no. Ed invece ci sono associazioni che ribaltano il gioco e che dimostrano che mai dire mai. Punto Luce è un progetto che nasce grazie alla collaborazione con Save the Children a livello italiano. Siamo stati uno dei primi 5 punti luce attivi sul territorio italiano nel 2012 e le attività che svolgiamo sono attività che vanno a contrasto della povertà educativa, quindi tutti gli interventi che svolgiamo sono gratuiti. Partiamo da un supporto scolastico, quindi un accompagnamento ai compiti sia con i ragazzi delle medie che del biennio delle superiori, e con i bambini delle elementari, quindi andiamo a fare un lavoro dai 6 ai 16 anni e anche oltre. Tutti i pomeriggi al punto luce possiamo assistere, possiamo partecipare a varie attività sportive e ricreative. Andiamo dallo skate, poi c'è l'hip hop, l'acrobatica, la giocoleria, e un corso di percussioni africane e poi facciamo teatro movimento. Inoltre poi ci sono tutti i laboratori che svolgiamo grazie alla nostra equipe di educatori formatissimi per svolgere tutto questo. Ecco. Il Punto Luce è un progetto che nasce nel 2014 dalla collaborazione tra WISP e Save the Children a livello nazionale. Eravamo già in rapporti molto proficui con Save the Children già dal 2010 per il progetto Pronti Partenza Via, di promozione di sani e corretti stili di vita a partire dall'alimentazione e dal movimento presso bambini e ragazzi, e frutto di questa collaborazione si è ampliata con il progetto Punti Luce, che riguarda il contrasto alla povertà educativa minorile. Povertà educativa intesa non solo come appunto mancanza di risorse economiche, ma proprio come povertà di risorse anche per poter accedere da parte di bambini e ragazzi a servizi di base e ad attività nel tempo libero. Da molte ricerche e studi che sono stati effettuati si è evidenziato come molti bambini e molti ragazzi non vadano a teatro, a visitare mostre, al cinema, proprio sia per problemi di disagio socio-economico da parte delle loro famiglie, che quindi era necessario intervenire con azioni di contrasto appunto alla povertà educativa proprio su questo aspetto. I ragazzi del nostro team di Peer Educator sono dei ragazzi che vanno dai 16 anni fino ai 24. Per ora 24 sono i più grandi e sono ragazzi che prima erano fruitori delle nostre attività, erano fruitori dei nostri spazi. Adesso c'è chi lo è ancora, ma pian piano sta passando, diciamo, di livello e sta diventando un peer educator. Chi sono i peer educator? Sono coloro che, oltre a vivere i propri spazi, gli spazi come propri, quindi come utenti, sono anche coloro i quali danno e aiutano attraverso le loro competenze specifiche. I ragazzi sono un gruppo di circa una ventina di ragazzi, e vengono tutti i giorni, vengono quando possono, ognuno di loro dà il loro contributo, che possa essere dall'accompagnamento compiti, al supporto alle nostre attività sportive, all'iniziare proprio dei corsi loro. Quindi diciamo che noi a 16 anni diamo la possibilità di diventare peer educator. Dopo 2 anni di volontariato all'interno del nostro Punto Luce, all'interno della nostra associazione, quindi della WISP tutta, poi arrivati a 18 anni cerchiamo anche di inserirli all'interno delle nostre attività sportive e quindi diventare proprio degli operatori sportivi WISP.
Essere il peer educator significa essere un ragazzo su, per quanto riguarda il circolo di Genova, i 20 anni circa, perché è un circolo abbastanza giovane, ed essere un ragazzo interessato a trasmettere a quelli più giovani, quindi ai 12enni e 15enni, quello che hanno trasmesso a me, a noi, circa 6-7 anni prima. Perché se nel passato sono stato aiutato e mi hanno trasmesso determinati valori, mi hanno inserito in determinate attività, è giusto che io adesso cerchi di far valere lo stesso principio con quei ragazzi che adesso hanno l'età che avevo io degli anni fa. Il mio ruolo come volontaria è quello di seguire i bambini nei compiti, seguo soprattutto le medie e le superiori e successivamente vorremmo poi fare un programma sportivo con la palla tamburello e farlo fare a tutti i bambini e quindi io alla fin fine sono una volontaria. Come educatore dai una mano ai bambini a fare i compiti e insegno attività sportive. Insegno la salsa, cioè appunto un'attività che si chiama Ballando con Ceno, che è il mio nome, e oltre a quello gestisco, cioè mi occupo anche di dare un supporto alla sessione di skate che teniamo qui al Punto Luce e al parkour, calcio e qualsiasi sport dove ce n'è bisogno, perché alla fine sono un ragazzo molto sportivo, quindi mi trovo bene in quasi tutti gli sport. Faccio anche attività sportive. Abbiamo un corso di pallatamburello e lo faccio fare ai bambini, principalmente delle medie. La pallatamburello è uno sport poco conosciuto, purtroppo qui in Liguria, è uno sport che si pratica più in Piemonte, dove praticamente si gioca a squadre con i tamburelli, appunto, e una pallina, è tipo un tennis, solo molto più in grande. A me questo posto mi piace perché innanzitutto ci sono tanti ragazzi con cui si può fare amicizia, poi ci sono gli educatori che ci aiutano con i compiti, ad esempio prima a scuola andavo male, poi pian piano sto recuperando grazie a loro che ci aiutano. Io faccio acrobatica, hip hop e teatro. Teatro lo facciamo con Gaia e facciamo le espressioni col corpo, cioè parliamo col corpo e pochissimo con la voce, se non quasi niente. Con hip hop invece l'insegnante è la Roberta che ci fa un po' ballare, ci fa fare delle coreografie che poi organizza il Merlino. E invece acrobatica c'è l'insegnante la Valentina e ci fa fare anche lei degli spettacoli per sempre le cose che organizza il Merlino. Sono circa 150 tra bambini e ragazzi che frequentano il circolo tutte le settimane, che frequentano il Punto Luce. Non ci sono 150 bambini ogni singolo giorno che fanno l'attività, per cui le strutturiamo in modo che ci sia sempre un'attività sportiva e un laboratorio e che non manchi anche la parte di accompagnamento nello studio e nello svolgimento dei compiti, proprio per cercare di dare una assistenza comunque il più ampia possibile, un aiuto il più ampio possibile nella crescita dei ragazzi in delle fasi che sono le più delicate della vita, quali quelle dell'infanzia e dell'adolescenza. Il posto come questo è di vitale importanza per i ragazzi e lo notiamo proprio nel momento in cui anche al finire, al termine delle attività, i ragazzi rimangono nei nostri spazi, anche se la loro attività è conclusa o comunque la giornata è finita, i ragazzi certe volte li dobbiamo proprio scacciare via per mandarli a casa. Si sentono protetti, si sentono seguiti e sentono comunque l'aiuto che gli educatori danno, che i volontari peer riescono a concedergli e si sentono ascoltati. Inoltre, in collaborazione con il circolo, abbiamo proprio fatto un piccolo consiglio direttivo Young del circolo, quindi i ragazzi sono diventati veramente partecipi del circolo e della realtà che c'è all'interno del Punto Luce e della WISP. Il Circolo Merlino appunto è un circolo associativo, ricreativo, di conseguenza la WISP all'interno del circolo ha anche un lato volontario, perché non sempre, anche date le circostanze, date il difficile momento dell'intero paese, si può fare tutto per il soldo. Di conseguenza sta a noi stessi cercare di mettersi in gioco per un unico obiettivo comune, che è quello di ricostituire una comunità,
che in alcune parti della città, anche come Sestri Ponente, ha rischiato e rischia tuttora di non essere tale. Quindi qualsiasi sia il nostro punto di forza, la nostra abilità, è sempre bene metterla al servizio degli altri. Come WISP siamo attivi all'interno della progettazione europea, quindi abbiamo attivi delle collaborazioni che sono nate, diciamo, nel 2015, quando il Comune di Genova ci ha scelto per andare a partecipare a un progetto europeo di scambio sportivo a Marsiglia. A Marsiglia abbiamo trovato dei ragazzi polacchi, francesi, spagnoli e con cui abbiamo iniziato poi anche un percorso di scambi europei che non si fermavano soltanto a Marsiglia. Abbiamo intrapreso una collaborazione con il FEB, che è un'associazione sportiva di Barcellona. Nel 2016 siamo andati 3 volte a Barcellona, 2 delle quali con i ragazzi. La prima con i ragazzi piccoli, quelli delle medie, quindi con 2 operatori sportivi del WISP siamo andati a Barcellona, abbiamo fatto una settimana di attività sportiva all'interno di un centro estivo che c'era lì a Barcellona e a dicembre 2 dei nostri ragazzi PIR hanno partecipato a una formazione in itinere proprio a Barcellona con questa associazione e sono stati loro a svolgere l'attività di parkour per i ragazzi spagnoli. A dicembre e sono andato col Punto Luce a Barcellona, abbiamo fatto un'attività di formazione e abbiamo guardato come lavorano e là a Barcellona, appunto, siamo andati a vedere come lavorava questa società che è simile alla nostra e abbiamo guardato come lavorano loro, le attività che propongono loro ai ragazzi e sia nelle scuole che nei loro centri sportivi e è stato molto bello perché ho imparato nuovi metodi per fare appunto quello che sto facendo qui e poi oltre a quello è stato molto bello anche perché sono riuscito a mettermi in contatto con persone che non parlavano la mia stessa lingua usando magari non per forza il linguaggio ma anche il linguaggio gestuale, così è stato un modo per far capire che comunque lo sport, anche se la lingua non è un punto d'incontro, cioè non riusciamo a capirci con la lingua, con lo sport riusciamo tutti a capirci e a fare una cosa fatta bene e divertente. Lo sport unisce, è proprio un nostro detto, perché rende le persone molto più invogliate a conoscerne altre e quindi si fa molto più amicizia facilmente con lo sport. Per quanto riguarda invece il nostro festival, diciamo che il lavoro che si svolge all'interno del Punto Luce e all'interno appunto del Circolo si conclude con l'annualità sportiva a giugno, quest'anno sarà dal 1 giugno fino al 3 giugno, con un festival che si chiama Sestrit, arrivato alla sua 8ª edizione. Il festival è un festival in cui noi mostriamo la cittadinanza, ci apriamo alla cittadinanza raccontando quello che facciamo durante l'attività extrascolastica e anche durante l'attività curricolare con le scuole. Quindi ci sono spettacoli di teatro movimento, spettacoli di pop, attività di parkour, di skate, una gara di skate che ormai è diventata una gara quasi regionale in cui i ragazzi, anche grandi, vengono partecipano a questo contest ed è un momento appunto di confronto e riporto di quello che facciamo. Si chiama Sestrit proprio perché riprende il nome del nostro quartiere, Sestri Ponente, e perché riprende il fatto che siamo nati e cresciamo grazie agli sport di strada soprattutto. Lo sport per i ragazzi è molto importante perché è una cosa che aiuta, unisce soprattutto, aiuta i ragazzi a parlare fra di loro, a conversare, a partecipare a un'attività
che rende i ragazzi molto più svegli, molto più partecipi, molto più attivi dal punto di vista sportivo. Per un ragazzo è veramente importante fare sport, perché è un punto di incontro tra... nello sport non esiste etnia, non esiste qualsiasi tipo di differenza. Nello sport si è tutti allo stesso livello. E è un modo dello sport per far integrare tutti, e sia dal più piccolo al più grande, ed è importantissimo all'interno della società. È uno sport che deve essere sempre all'interno delle nostre vite. Purtroppo adesso il livello di dropout sportivo è in continua salita. L'abbandono sportivo si è abbassato molto anche a livello dell'età. Prima magari arrivavano all'età delle superiori ad abbandonare lo sport. Adesso lo sport si abbandona molto prima. Per esempio, tra i nostri ragazzi del Punto Luce, chi prima di entrare a Punto Luce faceva sport era solo un 10%. Pian piano abbiamo la possibilità, anche attraverso le nostre attività, di far conoscere lo sport ai ragazzi, di far conoscere la pratica sportiva, le attività, e lo facciamo sicuramente in un modo un po' più ludico piuttosto che sportivo nel vero senso della parola, perché per noi lo sport all'interno di questo progetto che si chiama Punto Luce, che quindi è un progetto comunque che illumina le strade, che vuole illuminare le strade dei ragazzi, deve essere comunque un modo per giocare, divertirsi e capire poi che lo sport è importante, che lo sport comunque è legame, relazione, il fatto che comunque lo sport è sociale. Il nostro sport cerca di includere tutte le persone possibili, di abbattere le differenze di genere, di provenienza etnica e geografica, di diverse abilità, e quindi abbiamo appunto questa particolare attenzione. Lo sport per i ragazzi è importantissimo, è necessario come possibilità di creare gruppo, come possibilità di imparare comunque dallo sport a vivere a livello sociale, a creare relazioni, oltre che chiaramente ai sani e corretti stili di vita, al fatto che comunque fare sport fa bene.